winner, Bambua, Bertan Bambua, the winner, l'ora record, un super record per entrambi i primi due, sotto l'ora e un minuto, avevo detto che il finale poteva essere lungo, ma l'altra è andata a influire. Lo spettacolo era stato annunciato e complici sulle temperature più estive che autunnali, l'edizione 2022 della Maratonina Città di Arezzo non ha tradito le aspettative. Il percorso, come sempre, si è snodato nella parte centrale della città. Tutto, diciamo, siamo confortati dallo spettacolo che, diciamo, questi atleti hanno offerto alla città di Arezzo, quindi penso che sia stato veramente un evento importante per la nostra città. Risultato tecnico: io sono un atleta, quindi ovviamente sono quelle cose che poi mi entusiasmano maggiormente, quindi il risultato tecnico è venuto sia a livello maschile che a livello femminile, hanno fatto i record della gara, ma soprattutto hanno collocato i loro tempi a livelli alti, a livello anche internazionale. Quindi questo veramente è un plauso per tutti coloro che sono prodigati a realizzare questa manifestazione. Siamo ampiamente sotto il record. Dominio africano keniano, in particolare con le vittorie a tempo di record della gara di Bernard Bambua in campo maschile e Winfrida Moraa Mosetti, che ha fissato il nuovo primato della gara cittadina. Direi che il risultato della prima donna forse è quello migliore, perché stavo sentendo anche mentre si faceva il percorso gara che, diciamo, il tempo vicino a 1:08 è fra i migliori di sempre in Italia. Nei primi 5 di sempre in Italia, quindi già un risultato importante, ma direi anche a livello internazionale si colloca senz'altro fra le prestazioni più importanti dell'anno. E l'1:0:50, quindi scendere sotto la soglia dell'ora e 1, erano tanti anni che ci provavamo, quest'anno sono riuscito a farlo in 2, quindi direi grande prestigio per gli atleti stessi, che hanno fatto veramente una grandissima gara. Oltre 800 i partecipanti alla gara agonistica, più di 300 nella non competitiva. Anche l'assessore allo sport del comune di Arezzo, Federico Scapecchi, ha corso la 10 km. Una festa di sport, ma una festa anche per la città, perché molti approfitteranno di questa mezza maratona per visitare Arezzo, e quindi, al di là del valore sportivo che è già altissimo, anche un valore turistico ricettivo per questa manifestazione che il comune di Arezzo ha sostenuto come sempre e sostiene convintamente.